Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo capitolo di Nocciolino 24, il più figo del web. Anche no. In questo nostro nuovo capitolo parliamo dei marketplaces, ovvero i quartieri dove si fanno i mercati. E voi direte, ma noi che ci importa, Nocciolino, che vogliamo fare i mercatini a Londra? Noi vogliamo diventare miliardari, vogliamo scalare le vette del successo. Però, siccome io sono una persona semplice e mi piacciono tanto i mercatini, vi parlerò quest'oggi dei mercati di Londra, principalmente di due che mi hanno personalmente molto molto colpito. E tra l'altro uno dei due sicuramente voi già conoscete, ma magari per chi non è mai venuto a Londra questo video sarà abbastanza utile. Prima di tutto parliamo di quello più conosciuto, ovvero Camden Town, che è un quartiere che si trova nel nord di Londra ed è a dir poco meraviglioso. Tendenzialmente troverete in questo quartiere tantissimi turisti, perché effettivamente ne vale la pena visitarlo. È molto molto particolare. Mi ricordo che i primi tempi, quando mi trasferì a Londra, in pratica mi rimanevo totalmente estasiato, mi guardavo attorno, cioè in pratica guardavo in alto a destra e a sinistra, perché ci sta questa via gigantesca dove ci sono attaccati ai palazzi delle statue. E per esempio, che ne so, dove ci sono i negozi che fanno tatuaggi, ci stanno gli scorpioni tatuati, dove ci sono, che ne so, quelli che fanno i piercing, ci sono dei piercing tridimensionali che escono fuori. Insomma, è una meraviglia. E ci sta un determinato tipo d'ambiente che magari per le persone un po' più posh può risultare abbastanza sgradevole, ma per il signoril come me e come voi, e questo è un complimento, ve lo assicuro, vi consiglio altamente di andare nel quartiere di Camden Town. È qualcosa di meraviglioso. Troverete un casino di metallari, un casino di persone alternative, punk, perché ci sono ancora i punk con le creste, veramente bellissimo. E se proseguite, perché quando voi uscite dalla stazione, in pratica dovete girare subito a destra, la stazione appunto è Camden Town, sulla Northern Line, e girate a destra, inizia, cioè già venite catapultati in questo mondo alternativo, cioè vi sentirete un po' drogati, dicendo wow, mamma mia, ma che figata questo quartiere. Sentirete ovviamente il classico odore di Londra. Cioè, Alex, qual è l'odore di Londra? Ah, perché questa poi è una cosa interessante. Molte persone dicono che Londra puzzi. In realtà non puzza, specialmente se vi piace il mangiare, perché ogni passo che fate sentirete un odore di una cucina diversa. Tendenzialmente si sente comunque la cucina indiana, perché ci stanno un sacco di indianini a Londra, e asiatica in generale, e nello specifico cinese, thailandese e così via. Tipo, non lo so, un piatto che va proprio alla grande in Inghilterra per quanto riguarda la cucina indiana è il pollo al curry, oppure per esempio ci sono un sacco di dirty chicken che sono gestiti prevalentemente da asiatici, ma non quelli lì così, cioè i medio orientali e via discorrendo. Il dirty chicken non è nient'altro, sono quei negozietti che per 2 sterline vi sommergono di alette di pollo piccanti, e voi ovviamente direte perché dobbiamo fare sempre i tipi come fanno KFC, o meglio KFC, insomma un signor Rubizet che sta nel logo. Solo che lì vi fanno un po' campietto esagerato e ve ne danno poche dialette, mentre invece se andate da questi qui, siccome io li ho nominati Dirty Chicken, vabbè, non solo io, in realtà un sacco di persone, perché in effetti si corre il rischio di trovare qualche pelo pubblico nell'impasto del pollo fritto, però almeno vi riempiono dialette di pollo e pelo. No, a parte gli scherzi, sono molto molto buoni e causano anche dipendenza, oltre che una forte dissenteria. Quindi sentirete questo odore, e poi vabbè, cinese, tibetano, cioè in genere il riso con pollo, il riso alla cantonese, e tutte queste fetezie che ci piacciono tanto tanto tanto. Comunque, se proseguite sulla destra e andate in fondo, sulla destra troverete un altro mercato repez vecchio, e quindi se siete amanti del vintage, perché fa molto più figo chiamarlo così, lì troverete un sacco di vestiti alternativi e da punk a bestione, e anche pellicce, anche sintetiche, non vi preoccupate, un po' pigliato colore. E
poi, se proseguite sulla sinistra, trovate il bellissimo Camden Lock, che è un mercato nel mercato ed è una cosa meravigliosa. Perché? Perché sono tante vie piccoline e strette, un po' dall'impressione di entrare nella casba. È bellissimo, è veramente, lì vi potete divertire, anche perché è molto coperto, quindi anche quando piove vi potete riparare lì. E quando vi parlo di un mercato del mercato, non sto parlando di un mercato e magari tre vie, no, sto parlando di una città nella città. È qualcosa di meraviglioso. Vi consiglio altamente di andare e di passare una giornata, magari se non volete passare tutta la giornata, ma almeno passateci tutta una mattinata o tutto un pomeriggio. Vi consiglio di andare di mattina, non troppo presto, perché ovviamente le attività commerciali devono aprire. Però il consiglio è di andare comunque restando a pranzo fuori, non vi trattenete troppo fino a sera, perché magari poi lì bazzicano un po' di personaggi un po' ambigui. A me un giorno, quando, non so se vi ricordate, feci il video di Nocciolino nella vodka, stavo un attimo in una condizione un po' così, e mi si sono rubati e ciulati il portafoglio con tutti i documenti, quindi fate attenzione. Però effettivamente è fighissimo. Camden Town è sempre aperto, ci sta sempre gente tutti i giorni dell'anno, costantemente. Se dovete comprare delle cose, dei souvenir o magari delle cose per voi, non comprateli ovviamente nei negozi più vicini alla metropolitana, perché ovviamente sono quelli che propongono dei prezzi più alti. Il mio consiglio è quello magari di andare un po' svariando e cercando. Tanto ragazzi, stanno le cose che trovate nel primo negozio, le trovate in tutti i negozi, state tranquilli, perché ovviamente essendo un posto turistico ci sta, cioè ci sono tutte le cose che possono piacere ai turisti, quindi a partire dalle strozzate con I Love London, per arrivare fino, non so, ai bonghetti della felicità e al popper. A proposito di popper, ci sta un aneddoto che vi devo raccontare assolutamente. Una volta portai mia mamma, la prima volta che mia mamma venne a Londra con mio fratello, la portai a Camden Town e comprai del popper. Per chi non sapesse cos'è il popper, è un vasodilatatore che in genere viene utilizzato dalle persone che preferiscono avere rapporti omosessuali, perché essendo un vasodilatatore i buchi si dilatano, si allargano più facilmente, e in genere viene messo o sul collo delle persone quando si va in discoteca, si va a ballare, la ragazza si avvicina un momento così, che perché vuole fare un po' con la sprescicosa uccicosa, e poi all'improvviso si sente il cuore battere velocemente, perché questo è l'effetto del popper, e dice: wow, mi sono innamorata di questo cuoppo di ragazzo, e quindi il gioco è fatto. Oppure viene messo, come nel caso per esempio dei rapporti omosessuali, viene messo sulle lampadine, magari per una cenetta aromatica. Perché questo? Perché ovviamente le esalazioni e la vaporizzazione del popper facilita il rapporto, e questa è una spiegazione molto scientifica e tecnica del dottor Nocciolino 24. Ad ogni modo, comprai questo popper, perché in genere i ragazzini, mi ricordo quando ero un ragazzino e stavo alle superiori, si partiva in gita, dovevamo fare i trasgressivi, cosa, ragazzi state tranquilli che non sono gay, perché ci sta la patanella che ci piace. E comunque quello che volevo dire, vabbè, si compra questa cosa perché mamma pare la cosa, chiudiamo, le femmine non ci cagano per niente, quindi chiudiamoci nella stanza e proviamo questo popper. Allora si apriva sto popper, 2 secondi di che uno sta per morire, e poi niente, poi ci guardavamo in faccia con Mishi, mi dicevo: sta mette fatta. Ovviamente non era così, è una cazzata. Quindi poi stavo a Camden Town con mia mamma, ricapitolando, perché ho fatto questa lunga digressione, prendo questo popper, mia mamma, che è una persona molto molto semplice, non immaginava assolutamente cosa da lì a poco stava per succedere. Allora lo compro, dico: mamma, vieni qua, vieni, vieni, apri questa cosa. Mia mamma, che ovviamente si fida del suo Nocciolino 24, e dico: mamma, odora, tira forte forte, senti questo odore. Mia mamma, questa fu la reazione: Antonio, che cosa mi hai dato? Si fece rossa rossa. Io le spiego la cosa, ovviamente mi iniziai a schiattare dalle risate, e lei: ma come droghi tua mamma? Questo è pazzo, questo è pazzo.
Vabbè, e quindi dite, questa lo so che non me ne frega, ma io ve lo voglio raccontare lo stesso. È secondo posto, secondo posto. Secondo posto che mi piace moltissimo, secondo mercato che mi piace tantissimo, è il mercato di Brick Lane, che secondo me è molto ma molto più figo di Camden Town, per un semplice motivo: Camden Town è un posto turistico, è un quartiere con prevalenza di visite di tutto il mondo. Invece, cioè, quindi dopo un po' che stai in Inghilterra, ti rompi le scatole di stare sempre negli stessi quartieri, specialmente quelli lì poi dopo dove capisci effettivamente che non è la vera Londra. E quindi inizi a bazzicare un po' posti diversi. E nel caso di Brick Lane, che ve lo assicuro è altrettanto famoso, ma soprattutto per le persone che ci vivono, è un mercato che si trova all'est di Londra. Wow, hai una tarantella proprio, sentite proprio l'underground, Londra underground, avete presente? Cioè sentite le cose old school, persone che mangiano in mezzo alla strada, cioè per tutte quelle cose un po' particolari, vendono di tutto, fanno tutte le cose strane, vedete le persone che ballano in mezzo alla strada. Poi ci stanno dei locali che fanno musica da discoteca un po' particolare, del tipo cervelletto, e cervello, tutto è tuo, l'omino del cervello si chiama una corda un cane e si uccide, e sono gratuiti, conoscendo un sacco di persone, e quella in realtà è più una realtà inglese, perché in effetti il turista non si sposta in periferia, mettiamo così periferia per dire, e quindi tu che ti senti figo e dici oh, ormai sono diventato British, te ne vai a Brick Lane. Wow, io fanno i panini esagerati proprio. Cioè, ad ogni modo, se volete avere maggiori informazioni e volete scoprire tutti i mercatini migliori di Londra, non mi resta che seguire il link che vi lascio in descrizione, dove troverete un articolo dove sono elencati i migliori mercati di Londra. Tra l'altro ce ne sta uno a Walthamstow, perché voi lo sapete, io ho casa a Walthamstow, dove c'è il mercato più lungo d'Europa. Peccato che sia un mercato tendenzialmente ortofrutticolo, però vabbè, è figo, abbiamo un primato a Walthamstow. Ah, e raga, giusto per la cronaca, Walthamstow è sempre un quartiere di Londra. Ma voi lo sapete già, vero? Vabbè, ho parlato molto di Camden Town, poco di Brick Lane. Se volete maggiori informazioni, posso scrivervi un articolo molto più dettagliato su Brick Lane. Vi dico solo una cosa: una volta mi ero fissato, perché dovevo fare proprio il tamarrone, volevo fare proprio il tamarrone sulla moto, perché come sapete io comprai una moto, un cruiser, che mi piaceva tantissimo, la mia fidanzata, in pratica teneva quel zizzotto di serbatoio meraviglioso, e mi ero fissato che mi dovevo comprare una pelliccia sintetica. Ci stava sta bagarella che nessuno proprio se la filava. Appena sono arrivato io, non lo so perché, magari nocciolino detto la terra intenso londinese, e insomma mi misuro questa pelliccia, perché poi è difficile vedere un ragazzo con la pelliccia. Stavo fichissimo, pareva che era carnevale, però appena mi sono messo io e ha iniziato a vendere 10.000 pellicce a sto tipo. Beatista, fatti sorte. Ovviamente io la pelliccia poi non la comprai. Non tengo di nero. Da questo video è tutto e alla prossima.